La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha approvato all'unanimità un rapporto scritto e presentato da un portavoce del Movimento 5 Stelle. Complimenti innanzitutto. Di Grazie. Che si tratta? È un rapporto importante, un rapporto d'iniziativa del Parlamento, a firma mia, quindi a firma del Movimento 5 Stelle, che riguarda la sicurezza dei pazienti in sanità e la lotta che si sta conducendo in tutto il mondo, in realtà, per questa che è un problema, una minaccia che si sta verificando nel mondo, cioè la resistenza agli antibiotici. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno partecipato alla stesura di questo rapporto grazie all'ex. Sì. Quanti interventi ci sono stati e quanti soprattutto oggi sono diventati parte stessa del rapporto? Questo è stato un primo esperimento riuscito, devo dire, di democrazia diretta. Noi abbiamo aperto al voto agli attivisti, abbiamo ricevuto circa 130-140 commenti, non ricordo benissimo. Sei di questi commenti sono stati formalizzati nella forma degli emendamenti e uno di questi emendamenti è stato addirittura votato nei compromessi, quindi ha avuto un accordo preliminare tra tutti quanti i gruppi politici. Gli altri sei mi sembra che sono stati votati tutti positivamente nella giornata di oggi, quindi un successo anche da questo punto di vista. Cittadini legislatori, primo esperimento di democrazia diretta riuscita al Parlamento europeo. Questo rapporto però contiene anche un principio rivoluzionario per il nostro Paese, si cerca di rendere la sanità un luogo più sicuro. Questo è stato uno dei primi provvedimenti che abbiamo inserito, cioè quello di cercare di isolare la sanità da un'inferenza, da un'intromissione della politica nella sanità stessa e quindi in tutti i sistemi sanitari dei Paesi membri. Tutti i partiti hanno votato a favore, però in Italia i politici nominano i manager sanitari. Cosa deve fare adesso il nostro Paese? Ma intanto dobbiamo prendere atto che abbiamo avuto un consenso pressoché unanime, anzi no, non pressoché, unanime, 67 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto. Quindi speriamo di portare questo consenso anche in plenaria per il voto definitivo. Che cosa devono fare gli Stati membri? Adesso gli Stati membri devono recepire queste nostre raccomandazioni e adottarle. C'è poco da fare, lo devono fare adesso.